Oggi vi presentiamo uno speciale dedicato ai giochi più attesi dalla redazione di Games.it per il 2015. Nell'elenco che seguirà non è presente alcun tipo di classifica, si tratta di una selezione di 25 titoli che non vediamo l'ora di provare. Fateci sapere nei commenti quali sono i vostri preferiti. Il successo degli zombie continua con Dying Light, il nuovo titolo sviluppato da Techland, creatori del primo Dead Island. Il titolo mescola meccaniche da parkour simili a Mirror's Edge e una struttura open world caratterizzata da un ciclo completo di passaggio dal dì alla notte. La creazione di oggetti particolari è un fattore chiave per la sopravvivenza nelle fasi notturne, dove gli zombie diventano estremamente aggressivi. Dying Light è atteso per il 30 gennaio su current gen e PC. L'attesissimo racing game simulativo di Slightly Mad Studios è previsto per il 20 marzo 2015. Dopo un'ondata di titoli della natura spiccatamente arcade, Project Cars non ha paura di proporre un modello di guida decisamente più impegnativo, che vedrà il giocatore impegnato nell'affinare le proprie capacità. Il supporto al joypad è garantito, ma si tratta di un'occasione imperdibile per mettersi alla prova con un volante professionale sui numerosissimi tracciati proposti. L'ultima opera di Remedy Entertainment, in esclusiva Xbox One, racconta le vicende del poliziotto newyorkese Jack Joyce, impegnato ad investigare a seguito di alcuni esperimenti sul tempo finiti male presso il centro di ricerca di Riverport. Il gioco sarà affiancato da una miniserie con attori reali che seguirà il corso delle nostre decisioni in-game, una prospettiva decisamente interessante per gli utenti che amano interagire. La folta schiera di fan della serie Souls accoglierà il 2015 con grande entusiasmo. Il nuovo titolo di From Software, in esclusiva PlayStation 4, raccoglie in sé delle ottime ispirazioni artistiche, un gameplay solido che pare fin da ora ben bilanciato e una componente esplorativa arricchita dal sistema di creazione procedurale dei dungeon. Bloodborne promette di essere una delle esclusive più solide e interessanti del 2015, merito anche della presenza del maestro Miyazaki, responsabile dello sviluppo del primo Dark Souls. Il fedele amico di Super Mario sarà protagonista di un nuovo platform in esclusiva Wii U, sviluppato dai creatori di Kirby's Epic Yarn. Yoshi's Woolly World ci presenta un mondo interamente realizzato con della morbida lana, che può essere srotolata per creare passaggi e per farsi strada all'interno dei livelli. Sarà possibile affrontare gli stage assieme ad un compagno, grazie alla co-op fino a due giocatori. A distanza di un anno dall'uscita di Ground Zeroes, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain non ha ancora una data ufficiale. Big Boss sarà il protagonista della nuova storia creata da Hideo Kojima, che si prospetta al solito ricca di colpi di scena, di personaggi nuovi e vecchie conoscenze. La vera novità del titolo consiste nella libertà data al giocatore nell'affrontare le missioni con la strategia che preferisce. Il terzo capitolo della fortunata saga RPG di CD Projekt arriverà sugli scaffali dei negozi il 19 maggio 2015, con un breve slittamento rispetto alla data inizialmente prevista. The Witcher 3 abbraccia per la prima volta una struttura a mondo aperto con la possibilità di utilizzare le barche, abbandonando le vecchie macro aree. Attendiamo con ansia ad esplorare la vasta mappa di gioco nei panni dello strigo ed impersonare per la prima volta Ciri, un personaggio di supporto già incontrato in passato. È in arrivo il prossimo anno il quinto capitolo principale della serie Street Fighter, che segue le espansioni Super, Mega e Ultra di Street Fighter 4. Il nuovo capitolo uscirà in esclusiva PS4 e PC con un comparto multigiocatore cross-platform e si limiterà a rifinire il consolidato stile grafico in cel shading che ha rivoluzionato il comparto tecnico del titolo.
Arricchito di nuovi personaggi, tra cui l'italiano Claudio Serafino, Tekken 7 si appresta ad arrivare su current gen dopo l'uscita a febbraio della versione arcade in sala giochi. La story mode del titolo farà da epilogo alle vicende della famiglia Mishima e lascia presagire alcune possibili sorprese per il roster dei personaggi giocabili. Tekken 7 sfrutta la Unreal Engine 4, che finora ha mostrato la sua bontà nella realizzazione degli impatti. Il livello di dettaglio grafico invece è ancora da verificare. Il nuovo capitolo del violentissimo picchiaduro targato NetherRealm arriverà il prossimo 14 aprile su Xbox One, PS4, PC e old gen. Il titolo presenta alcune novità nelle fatality e nella costruzione degli stage e vedrà l'introduzione di un nuovo personaggio chiamato Quan Chi che si è presentato attraverso alcuni trailer. Il Cavaliere Oscuro di Gotham City tornerà in azione per il gran finale della serie Batman Arkham, solo per la generazione corrente, sfruttando una versione avanzata dell'Unreal Engine 3. Rocksteady Studios ha implementato una serie di novità, tra cui la possibilità di volare fra i tetti della città liberamente e di guidare finalmente la maestosa Batmobile. Non mancheranno inoltre tutti gli storici nemici della serie, tra cui lo spietato Spaventapasseri. La data di uscita è fissata attualmente per il 2 giugno 2015. Presentato al pubblico con una closed alpha, Evolve si appresta ad arrivare nel 2015 su PS4, Xbox One e PC. Nei panni del cacciatore o del mostro, il giocatore affronterà una sessione online con altri giocatori reali, dove dovrà rispettivamente impedire l'evoluzione uccidendo la creatura o sopravvivere eliminando i cacciatori. I think we're making progress in these sessions. Dopo il successo del reboot uscito su vecchia generazione e all'inizio di quest'anno nella versione remastered per PS4 e Xbox One, Rise of the Tomb Raider prosegue con le vicende di Lara Croft, alle prese con il drastico cambiamento interiore che l'ha portata a diventare una sopravvissuta. Il nuovo capitolo in arrivo nel 2015 sarà esclusiva temporale di Xbox e non è ancora chiaro se e quando il titolo approderà sulle altre piattaforme. Nato come progetto per il PlayStation Move su PS3, Until Dawn ha subito un profondo restyle e si è conquistato l'attenzione del pubblico nel corso dei mesi. Il titolo, sviluppato da Supermassive Games, mette il giocatore nei panni di 8 ragazzi rimasti isolati in una baita di montagna, alle prese con un maniaco assassino. Il giocatore dovrà interagire con l'ambiente e prendere rapidamente delle decisioni che determineranno il destino dei protagonisti. Un titolo quindi ricco di possibilità, almeno sulla carta, che non vediamo l'ora di provare. Very funny, haha. Look at Sam walking around in a towel, but now I just really want to pay a fee. I'm the bomb and I'm about to blow up. I'm the bomb and I'm about. Dead Island abbandona i toni cupi del primo capitolo e porta il giocatore fra le strade della bella e solare California per una nuova avventura fra orde di famelici zombie. Il titolo è sviluppato da Jaeger Development, che ha scelto di puntare maggiormente sull'ironia delle situazioni, riservando grande importanza al sistema di crafting per la fabbricazione di armi e oggetti particolari. Xenoblade Chronicle X è un MMORPG sviluppato da Monolith Soft in esclusiva Nintendo Wii U. Il titolo rappresenta un seguito spirituale di Xenoblade Chronicles uscito su Wii e vede la popolazione della Terra in fuga a seguito di una guerra galattica. I sopravvissuti giungeranno su un pianeta sconosciuto dove il giocatore dovrà svolgere diverse missioni per proteggere gli abitanti e trovare risorse per la sopravvivenza. In una Londra vittoriana dal sapore steampunk, The Order 1886 mette il giocatore nei panni di Grayson Galahad, un ufficiale di polizia londinese impegnato nell'investigazione e nella lotta contro criminali piuttosto atipici.
tra armi che richiamano le opere di Tesla, ambientazioni cupe e licantropi, The Order punta soprattutto sull'impatto cinematografico delle sequenze, con un gameplay tipico da third person shooter e alcuni quick time events. Mario Maker è il primo titolo sviluppato da Nintendo che mette nelle mani dei giocatori un incredibile editor per forgiare con la propria fantasia un nuovo Super Mario. Il titolo, che uscirà in esclusiva Wii U nel corso del 2015, sfrutterà naturalmente i comandi touch del gamepad per selezionare, modificare e spostare gli elementi dei livelli. Sarà possibile ripercorrere la storia di Super Mario attraverso tutti gli stili adottati nel corso degli anni, fino al design più moderno. Annunciato inizialmente per PC, No Man's Sky è diventata una delle esclusive temporali di PlayStation 4, che ha suscitato un discreto interesse per l'originalità del progetto. Il gioco si basa essenzialmente sull'esplorazione di un universo interamente creato in maniera procedurale. Sarà possibile incontrare creature di ogni genere su numerosi pianeti e portare a termine alcune missioni su di essi. Lo stile grafico si distingue per l'uso di colori e forme elementari, capaci di creare atmosfere molto diverse. Il nuovo progetto di ID Software porta un nome importantissimo per il mondo videoludico. Non si sa ancora molto del nuovo Doom, tranne che utilizzerà il motore grafico ID Tech 6 e cercherà di tornare alle origini della serie con un gameplay frenetico e l'introduzione dei danni procedurali per fare letteralmente a pezzi i mostri infernali. Watch yourself tonight. This drug war's no joke. Miami's gone to shit. Battlefield Hardline è uno spin-off della serie realizzato da Visceral Games per Electronic Arts. A differenza del passato, il giocatore vestirà i panni di un agente di polizia impegnato nella lotta contro i criminali in un contesto urbano. Abbandoniamo quindi l'esercito e la lotta ai terroristi per una campagna dallo stile poliziesco ricco di nuovi oggetti e veicoli da utilizzare. Annunciato inizialmente per il 2014, The Division potrebbe finalmente approdare su PS4, Xbox One e PC il prossimo anno. Si tratta di un third-person shooter massivo ambientato in un futuro indefinito dove una devastante pandemia ha messo in ginocchio la società. Nei panni di un sopravvissuto, il giocatore dovrà organizzarsi assieme ai compagni per resistere giorno dopo giorno, aiutato da una tecnologia bellica d'avanguardia. È indubbio che Uncharted 4 sia uno dei titoli più attesi per il 2015. La fortunata serie di Naughty Dog è ora pronta al salto generazionale con il quarto e ultimo capitolo della saga. Lo stile appare, dai pochi contenuti rilasciati, meno fumettoso e spensierato, ma gli sviluppatori assicurano che Nathan Drake non ha perso il suo tipico smalto. Il nuovo capitolo di The Legend of Zelda, sviluppato con amore da Nintendo in esclusiva Wii U, sarà un peso massimo tra i titoli del 2015. Assisteremo infatti ad una svolta storica per il brand, che assume per la prima volta una struttura open world, dove Link potrà muoversi liberamente in sella ad Epona per vivere quella che si prospetta come un'avventura memorabile. La line-up di Microsoft per il 2015 conta un'esclusiva di un certo peso. Halo 5 Guardians è il quinto capitolo principale della saga che ha reso Master Chief un'icona del mondo videoludico. A partire dal 29 dicembre verrà resa disponibile una beta per il comparto multigiocatore del titolo per tutti i possessori della Halo The Master Chief Collection, con cui potremo farci un'idea più approfondita del gameplay.